Nasce il Master in Politiche Attive del Lavoro, promosso dal consorzio Unietic PMI, voluto da CIFA Italia in partnership con Fondazione Studi e Fondazione Lavoro dei Consulenti del Lavoro e con Università Telematica Unimarconi. Presentato al Festival del Lavoro a Firenze, si rivolge ai laureati che intendono acquisire le competenze tecniche trasversali necessarie per operare efficacemente in questo settore. Andrea Cafà, presidente di CIFA Italia e Fonarcom. Siamo veramente in dirittura di arrivo ed è un piacere annunciare, diciamo, questo lavoro fatto in questi mesi al Festival del Lavoro, perché ci aspettiamo una grande partecipazione e coinvolgimento da parte dei consulenti del lavoro nell'ambito di questo master che, diciamo, serve a erogare alta formazione ai professionisti. Nel nostro paese abbiamo sviluppato tantissimo le politiche passive del lavoro. È stato un bene perché è servito. Non abbiamo un'infrastruttura di politiche attive per il lavoro, quindi stiamo lavorando per cercare di creare dei dirigenti che nell'ambito delle politiche attive possano aiutare e favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. Il master fornirà una formazione completa e multidisciplinare mirata a sviluppare competenze soprattutto nelle aree giuridico-economiche, sociali, psicopedagogiche e informatiche. Vincenzo Silvestri, presidente della Fondazione Consulenti per il Lavoro. L'idea è stata quella di creare appunto uno sbocco occupazionale e un profilo tecnico specifico di questa figura che oggi è una figura estremamente importante all'interno del processo di orientamento che le aziende devono e il sistema pubblico deve porre in essere per cercare di aiutare le persone nella ricerca dell'occupazione. Ci si è resi conto infatti che è quanto mai fondamentale orientare sia i ragazzi ma anche le persone nella conoscenza degli strumenti che il mercato del lavoro pone in essere a favore dell'occupabilità e a favore dell'occupazione.